Cari amici, abbiamo concluso la nostra impresa. Missione compiuta, per usare un termine militare. Però la vera impresa non l'abbiamo compiuta noi, che siamo tornati giù da un 3000 sotto la pioggia e l'abbiamo fatta alzandosi presto la mattina in una notte da lupi. Ecco qua. Ma l'ha fatta questo signore qua, vicino a me, eccolo qui. Per privacy non svegliamo altro, ma si chiama Gabriele Parcianello. Beh, sapete cosa ha fatto questo signore qua? È andato su fino al rifugio che poi dopo successivamente ci ha fatto, diciamo, da tappa intermedia per i 3000 del Monte Popera. Al rifugio c'è andato con i sandali. Facciamo vedere i sandali, eccoli qua. Guardate, un vero montanaro, sandali. Poi quando era pronto per attaccare i 3000 ha tirato fuori gli scarponi, ma il signore si è accorto che ha sbagliato sacchetto. Beh, il scarponcino che era stile Timberland, per dirsi. Quindi attaccare un 3000 con un Timberland non è il massimo. Specialmente del numero, un paio di numeri. Nonostante tutto, ci ha provato. Ma cosa c'era in particolare? Che era un numero più piccolo dei suoi. Allora, intelligentemente ha pensato: non interporrò nessuna intercapedine tra il piede e lo scarponcino, così riduco lo spazio disponibile per il mio piede. E ha fatto 800 metri di quota con un canalone bestiale in salita e poi successivamente in discesa con lo scarponcino senza calzetto e con i pantaloncini corti, vedete? Così sotto la pioggia, come siamo adesso. Beh, potete immaginarvi la discesa. Ha disceso tutti i sassolini che andavano a incastrarsi dentro la scarpa. Beh, dovrebbero intestargli una vetta a questo signore qua. Sì, eccolo qua. Sicuro, però se posso dare un consiglio, ecco, controllare bene lo zaino prima di partire per la montagna. Controlliamo bene lo zaino prima di partire. Gli abbiamo fatto dire l'ultima parola prima che la corte si esprima sul giudizio da dare. Quante macchine ci sono qua che non pone scatole? Beh, al signore qua, siccome non possiamo intestargli una vetta, è sufficiente che lui ci paghi una birra e noi siamo a posto. Certamente che tutto sì. Sistemato. Certamente che sì.